Partita che inizia con il Cameron che attaccherà in questo primo tempo da sinistra verso destra, la classica tenuta tricolore con maglia verde, pantaloncini rossi e calzettoni gialli. Tricolore anche quello colombiano con maglietta gialla, pantaloncini blu e calzettoni rossi. Colombia, che l'abbiamo detto, è a caccia di una vittoria che potrebbe rilanciarla in questo mondialito, ancora a quota 0 punti in classifica, una pesante sconfitta subita dalla Romania che giocherà nel prossimo match odierno a concludere quest'altra giornata del mondialito che si è appena fatto vedere con la partita del Brasile. Subito un'occasione pericolosissima per la Colombia che però manca incredibilmente il gol dell'1-0. Grazie. Colombia che dopo l'occasione mancata poco fa continua però a rimanere in possesso del pallone. L'intervento in anticipo sanzionato però dal direttore di gara con un fallo. E allora Colombia che potrà venire avanti usufruendo di un calcio di punizione quasi all'altezza della tre quarti. La battuta in mezzo in direzione della porta del Camerun, per un raccolto poi sul limite dell'area, potrebbe arrivare a conclusione con il destro, seconda conclusione in pochi minuti della Colombia, anche questa però alta. Non c'è stato nemmeno il tentativo di intervenire per Nana. E Camerun che riparte da un calcio di punizione per posizione probabilmente irregolare del Camerun. Allora eccola la prima offensiva del Camerun che però non riesce a sfondare. Allora la Colombia con uno scontro che rischia di favorire proprio l'avanzata dei colombiani, serve il disimpegno in zona Nana che rilancia profondissimo, prova ad agganciarla il bomber camerunense. E poi pressione che prova ad alzarsi e a mettere in difficoltà i giocatori colombiani. Arriva il fallo del numero 19, un boy-up. E allora ancora Colombia con il calcio di punizione. Battuta velocemente, c'è un po' di campo. Situazione di uno contro uno, il controllo però è difettoso direttamente sul fondo. Questa volta però il pallone viene rubato, non c'è l'intervento per il calcio di rigore, costretto ad allargarsi per cercare dei compagni. Cade a terra un giocatore camerunense, non arriva il fischio del direttore di gara. Poi il disimpegno che prova a scorrere nel versante destro del campo. Buonissimo l'aggancio del numero 4, Homba, e poi viene atterrato. Il Camerun che in qualche modo riesce a venire fuori dalla situazione. Battuta velocemente in orizzontale, il controllo di Boissé. L'allarga il numero 8. Poi difetta però nel controllo Sawadogo, rischia di complicarsi la vita. Si va da Lionel. Sventagliata sulla sinistra di Lionel, imprecisa però, ha provato ad accendere Gecheu, il quale però non ha potuto raggiungere il pallone. Allora rimessa già messa in gioco dalla Colombia.
un altro fallo con le due squadre che sicuramente non si sono presentate per risparmiarsi. Bensì per far valere i propri valori tecnici. Rimessa offensiva questa volta a favore del Camerun. Provano a palleggiare adesso giudice della squadra africana, pallone che poteva diventare buono proprio per lo stesso Homba. Poi stacco di testa, non la meglio ancora i camerunensi, si alza però la pressione dei colombiani. Viene fuori bene Boissé, riesce ad aprirla sulla sinistra. Poi la sterzata a ricominciare il gioco sempre da Boissé, che sta toccando tanti palloni in questi minuti iniziali. Va direttamente in zona Nana, si fa vedere sulla destra un pull-up. Ma un buon pallone questo recuperato dal Camerun, che può correre sulla destra con Jacquà. Vediamo se prova l'uno contro uno e metterla in mezzo. C'è una deviazione, pallone che scorre davanti alla porta colombiana, nessun problema. Non serve nemmeno l'intervento, il pallone però giocato corto e c'è l'immediata aggressione camerunense a strappare il pallone. Primi minuti che erano stati a favore della squadra colombiana, adesso sta venendo fuori il Camerun, buona in questo caso l'uscita. Con il pallone che viene messo in calcio d'angolo. Si viene segnalato fallo in attacco al Camerun. I colombiani che hanno già rimesso in gioco il pallone. Ancora una sventagliata, sempre verso la porta sudamericana. Primo stacco di testa. Buono l'aggancio, poi il cross in mezzo. Deve arrivare il disimpegno di Mbuyap, che va in difficoltà per la traiettoria infima del traversone. Allora sarà calcio d'angolo per la Colombia. Il cross in mezzo sul secondo palo, Nana rischia di complicarsi la vita. Per sua fortuna forse riesce a raggiungere il pallone di quanto basta a consentirgli il recupero del possesso. Il pericolo scampato ancora una volta dal Camerun. Buono adesso il servizio in verticale ancora, una buona lettura della Colombia che si sta difendendo con ordine quantomeno in questo inizio. Pressione però su a centrocampo che sta dando la meglio alla squadra africana. Ci ha provato Jacquà ad illuminare, eccolo proprio Jacquà che la rimette in mezzo. Anzi era stato un boy-up a metterla dentro, non trovando però nessuno. La battuta dei colombiani, ancora una volta c'è un lancio in profondità, Nana non esce, si prende però il passaggio di testa del proprio compagno, c'era l'accelerazione solita a fendersi sul lancio in verticale dei colombiani, che avrebbe potuto mettere in difficoltà la retroguardia camerunense. Si rimane sul 0-0, abbiamo raggiunto il decimo minuto del primo tempo. Gestione Camerun, lancio improvviso, la prima volta che provano una soluzione di questo tipo. Prova a tenerlo in campo il numero 11, Wamba, non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.
E allora rimessa con le mani per la Colombia. Il palleggio, poi pallone a liberare. Questa volta c'è la presenza fisica del numero 10 colombiano, che stoppa il pallone e consente al compagno di lanciare nel versante destro del campo. Buono l'uno contro uno con un primo dribbling a segno, non il secondo. E Colombia rimane comunque in zona offensiva con la rimessa con le mani. Già rimessa in gioco, pallone che corre sul limite dell'area, disimpegno Camerun. Pallone che rimane ancora lì, però potrebbe arrivare anche la conclusione da fuori, che infatti arriva a giro, c'è una deviazione, Nana. Profondo Nana, lo stacco di testa del difensore colombiano. Ancora a mettere ordine il Camerun in mezzo al campo. Pallone per Jahua, va via molto bene il numero 14, potrebbe stezzare ancora una volta, favorito anche dall'aiuto del compagno. Cade a terra, chiede il calcio di rigore il Camerun, che non arriva. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Camerun che restituisce il pallone alla Colombia. Questo di sportività. Imperioso adesso l'anticipo con il petto, poi Camerun che perde un po' di tempo in mezzo al campo. Rimpallo che però rischia di favorire proprio la formazione africana. Pallone che infatti arriva tra i piedi sempre eleganti del numero 4, che prova a metterla in mezzo, c'è il traversone e la deviazione in calcio d'angolo. Sempre pericoloso Mba. Batte corto il Camerun, poi traversione sul secondo palo dove non c'è nessuno, costretti ad inseguire il pallone. Appoggio corto poi per il numero 19 Mbuyap, che torna dal compagno, ma era segnalata in precedenza la posizione di fuorigioco. Tutto buono, si era alzata la bandierina ma l'arbitro non ha segnalato. Allora buona l'apertura sul secondo palo, potrebbe arrivare la conclusione. Primo intervento del portiere colombiano, ma retroguardia che adesso sta un po' sbandando. In qualche modo riescono comunque a liberare i colombiani. Il ritorno sul pallone che è troppo morbido e consente al numero 9 di venir via. Direttore di gara che interrompe il gioco per parlare con i colombiani. Camerun che di nuovo restituisce il pallone, si sta giocando in realtà poco in questo inizio, poche anche le occasioni da gol.
Lancio profondo ancora una volta, l'ennesimo per i colombiani, nemmeno questo va a segno. Allora ancora il Cameron, buona l'azione personale di Jacquard, che era riuscito a venire via addirittura da due avversari, poi prova a mettere un po' di ordine in mezzo al campo. Lionel riesce ad aprire per il compagno, che però deve eseguire una traiettoria a mezzaluna per arrivare sul pallone, che gli fa perdere tempo e consente alla retroguardia colombiana di mettere in calcio laterale. Ripresa con le mani per Mboyapa. Va da Omba, buono lo stop, potrebbe liberare il mancino, si appoggia invece dal compagno, ancora una finta a tornare indietro. Cameron, che poteva tentare di andare verso la porta, sceglie invece di ragionare ed arrivare con calma alla conclusione. L'appoggio in verticale a cercare il cross seguente da sovrapposizione, è troppo lungo. E allora si riparte dal fondo, la Colombia ringrazia. Stacco di testa. Poi la pressione a strappare via il pallone ai giocatori camerunensi, che però sembrano arrivare prima su quasi tutte le seconde palle, soprattutto in questo inizio. Questa volta però il Camerun a sbagliare. Allora il numero 10 può appoggiare con l'esterno per il compagno, che non può finalizzare perché il pallone è troppo forte. Altamente complicato gestirlo per chiunque. Cameron, che rimane comunque in proiezione offensiva con una rimessa laterale. Rimessa al vertice sinistro dell'area di rigore, cade a terra un giocatore colombiano. Calcio di punizione da posizione estremamente ghiotta. La battuta a giro, pallone che rischia di diventare pericoloso per un altro giocatore colombiano, che reclama per il fallo di mano. Conclusione poi da fuori area, facile per Nana. Controlla facilmente il pallone e poi la rilancia profonda. Sempre in zona Omba, che prova ad addomesticare il pallone. Lo fa un compagno in mezzo al campo, trattasi del numero 8, Boisset. Eccolo proprio a Boisset, che va a rifinire per Jacquard. Va a scontrarsi però con una serie di scogli colombiani che non gli consentono di venire via in mezzo al campo. Pallone che scorre di nuovo in zona Nana. Arrivano anche le indicazioni di entrambe le panchine, quando siamo arrivati al 15° minuto di gioco. Buona anche la cornice di pubblico, la vediamo anche colorata da parte di giocatori interessati, ovvero la Romania vincitrice per 3-0 proprio nella partita precedente, come dicevamo, della Colombia, e che nell'ultimo turno se la vedrà proprio con il Camerun. In questo momento ha appaiato quota 3 punti alla formazione rumena. Questa volta la Colombia batte corto. Si alza la pressione del Camerun. Il tentativo di bloccare l'avanzata colombiana, che cerca spesso la corsa del proprio numero 17, velocissimo nel versante destro del campo, costretti a chiudere in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo, questa volta però dalla parte opposta per la Colombia.
battuta in mezzo traiettoria. In realtà ad uscire potrebbe arrivare alla conclusione al volo del numero 8. Poi uno stacco di testa colombiano, la tentata rovesciata, però non inquadra la porta. E nessun pericolo per Nana, si rimane sullo 0-0. Sventagliata in verticale per Omba, attenzione perché potrebbe diventare complicato questo disimpegno per la Colombia. In qualche modo il Camerun riesce a venirne fuori, il pallone però riconsegnato ancora una volta alla formazione colombiana che se ne va via sulla destra con Palomeque, tutto da solo Palomeque, la mette in mezzo a memoria ma non ci sono compagni. Occasione sciupata questa dai colombiani, era una buonissima occasione per poter fare male. Risponde allora il Camerun dall'altra parte, suggerimento in verticale, una deviazione che consente la presa di Gonzalez. Si lotta ancora in mezzo al campo, sempre il Camerun a venire bene fuori e la conclusione che però è troppo morbida. Ed un po' a creare problemi a Gonzalez. Continuano ad alzarsi i giocatori del Camerun a mettere pressione subito al primo controllo dei colombiani. Fischio del direttore di gara. È già dovuto intervenire diverse volte in una partita ferma ancora sullo 0-0. Attenzione perché chiama il pallone sulla destra e Palomeque. Pallone che invece corre in verticale sulla sinistra dove prova ad arrivarci Rizzo. E poi pallone che viene liberato. Rimessa che però è sempre della Colombia. Già rimessa in gioco, buono il lavoro di Valencia che prova a metterla in mezzo. Camerun, scambio veloce a far uscire, a far correre in verticale per il contropiede. Pallone che arriva in zona Omba, la prova ad addomesticare il numero 4, cade a terra il proprio marcatore. Forse l'ultimo tocco è dello stesso Omba, infatti arriva la segnalazione di rimessa laterale che è per la Colombia. Prende a giocare con Rizzo, prova a tenerla il numero 8, spalla alla porta, su di lui il fallo di Mbuyap. Pallone ancora calciato in verticale, attenzione al rimpallo. Attenta alla lettura dei giocatori del Camerun, poi buona l'apertura di prima intenzione per Rizzo che la rimette dall'altra parte, occasione ghiottissima, questa è la sterzata di Gonzalez che la mette per il compagno che se la mangia. Ed è stato Palomeque ad illuminare per Moreno, non trovando però la porta, il numero 9 rimane ancora a secco. E Colombia che ancora non riesce a sbloccarsi in questo mondialito. Vediamo se lo può fare il Camerun che già ne ha fatti 5 nel turno precedente. Conclusione che passa davanti alla porta di Gonzalez, non gli crea però pericoli, non serve il suo intervento. Alla raglia!
rimessa che comunque è sempre della Colombia, questa volta regalata al Camerun. Poi torna sul pallone Germán, è andato da Moreno, deve liberare Nana, non si fa pregare, pallone che arriva in zona Rengifo. Poi il controllo di Valencia, che si libera di due uomini, poi va sulla destra dove c'è Palomé che cade a terra. Palomé, che c'era comunque la segnalazione di fuorigioco da parte del guardaline. Fuorigioco segnalato in precedenza rispetto al fallo, poi subito successivamente dal numero 17 colombiano. Adesso la verticalizzazione, però leggermente imprecisa per Moreno, che inizia però a prendere le misure e continua a muoversi tra le linee dei difensori camerunensi. Camerun che prova invece a sventagliare dalla parte opposta. Imprecisa anche la squadra africana con i primi 25 minuti di gioco del primo tempo che se ne stanno andando. Scarni di emozioni, sempre 0-0 tra le due squadre, pochi interventi anche dei portieri che per il momento ringraziano. Eccolo il cross in mezzo, è un lampo per il Camerun, la gestione poi con il tacco, pallone che viene addomesticato in modo caotico e Colombia che poi spazza via per non correre rischi. Ha tentato il tocco di fino, Wamba. Ora Lionel prova ad andare da Uomo, ancora Lionel di testa. Deve liberare la Colombia, ma rimane in apnea con la gestione di Boisset, che questa volta apre bene. Poi si propone per un passaggio di ritorno, che non arriva, libera Rengifo e trova un buon suggerimento per il compagno. Situazione che può farsi pericolosa con la Colombia. Camerun che però ripiega bene e non consente varchi alla formazione sudamericana. Allora ci prova Palomé con un suggerimento in verticale che va però a scagliarsi contro il muro eretto dalla formazione africana, muro che però sembra crollare adesso con l'apertura della Colombia. Situazione di 3 contro 1, Palomé che prova a metterla in mezzo, non ci arriva nessuno dei due, pallone a metà, una grandissima occasione persa. Questa volta è Nana a ringraziare. Ed errore però dall'altra parte anche per Lionel. Squadre che incredibilmente si sono già allungate tantissimo, pur essendo soltanto il primo tempo. Ma se si potesse aggiudicare il tempo ai punti, avrebbe qualcosina in più da rammaricare forse la Colombia, che ha costruito bene ma non è riuscita ad essere efficace poi nell'ultimo passaggio o nella finalizzazione. Il rilancio di Gonzales, pallone che in qualche modo arriva a Rizzo, non aspetta nemmeno il controllo, prova subito ad aprire le parti di Palomé che deve andarci di testa invece Moreno, pallone che poi arriva ancora nella zona di Boisset che sta mettendo tanto ordine in mezzo al campo, duello che spesso vedono vincitori i giocatori camerunensi. E adesso calcio di punizione proprio per la formazione africana. Calcio di punizione interessante per il Camerun, siamo quasi alla mezz'ora, sempre 0-0, non ci arriva nessuno, l'uscita di Gonzales a respingere, vediamo se può illuminare il contropiede della formazione colombiana, corre
Moreno, ma arriva la segnalazione di fuorigioco, allora nulla di fatto. E Cameron che ricomincia con Lionel. La prende poi male Bowyap. Colombia che riparte con la rimessa con le mani. Valencia, aggredito da due uomini, cade a terra, sembrava sul pallone l'intervento di Jacua. Sulla battuta Abbadia. Troppo corto però il pallone di Abbadia. Prova a mettere un po' di ordine poi il Camerun. Possesso che ancora della formazione colombiana, ancora un contatto, non c'è il fischio del direttore di gara, allora può distendersi il Camerun, deve venirne fuori un'azione ordinata, buono l'intercetto della Colombia con Renghifo che poi ripropone subito sulla destra per Palomeque, finta di crossare, si propone invece in verticale Germán, non viene servito, c'è la deviazione, allora rimessa laterale Colombia. Suggerimento con le mani per Valencia che è già appoggiato dal compagno, pallone che ritorna al numero 10, prova la finta a liberare il passaggio per il compagno, sempre versante resto del campo, quello cercato più spesso dalla formazione colombiana, ancora Valencia, questa volta è buono il traversone, in difficoltà Nana che è costretto a mettere in calcio d'angolo. Battuta in mezzo, non esce Nana, lo stacco di testa, eccolo Nana che risponde presente e poi libera formazione del Camerun, però attenzione perché ancora pallone sul limite dell'area, poi arriva sul vertice, traversone sul secondo palo, troppo profondo, grande intervento del numero uno camerunense. Che mantiene ancora il punteggio sullo 0-0. Adesso va a rilanciare, trova alla perfezione il proprio capitano, trattasi di Omba. Calma Elvis! Elvis calma! Buona! Girate! Mbok. Ancora Mbok. Il compagno di reparto sulla destra sceglie invece di andare da Lionel. L'apertura di Lionel a metà strada tra Angicchi. Il Sawado Go. Lo stesso Sadabu che adesso libera molto bene, come altrettanto bene mantiene il possesso Omba. E favorisce l'avanzata di Cicchi. Cicchi che però non riesce a mantenere il possesso del pallone. Allora pallone che arriva in zona Lionel. Pressione regolare secondo il direttore di gara di Rizzo. L'apertura di Renghifo. Palomeque si fa vedere sulla destra, il pallone continua a portarlo Valencia, accanto a lui c'è sempre Riso, cade a terra Valencia, tutto regolare con l'arbitro che sta fischiando pochissimo in questa fase di gioco, è rimasto a terra Valencia, continua a giocare il Camerun, non sembra nulla di grave per il numero 10 colombiano, Omba punta la porta avversaria, salta un avversario, poi è buonissimo il suggerimento in verticale per Wamba che firma il vantaggio del Camerun al 34esimo minuto di gioco. Il lampo improvvisivo di Omba e si evita la giocata del capitano a sbloccare la partita. A
mancato tante occasioni la Colombia, non ha sbagliato il Camerun, e quindi 1-0. Ancora Umba che va a prendersi un altro pallone, adesso spiritato il capitano del Camerun, che mira, rimane in possesso del pallone, lo gestisce Boisset, che la apre sulla sinistra, addirittura tre uomini in mezzo all'area, pallone corto liberato dai giocatori colombiani, che però difettano nel disimpegno, non si liberano del pallone, ancora una conclusione verso la porta di Gonzalez, prova ad arrivarsi anche Ndjiki, sopraggiunge Omba, eccolo il destro del capitano camerunense, Gonzalez che risponde, sempre Camerun in fase offensiva. Ancora l'imbucata in mezzo, potrebbe arrivare il traversone, la deviazione e calcio d'angolo. Traversone sul secondo palo, non esce Gonzalez e allora è facile facile per Omba fare 2-0, il sigillo del capitano che dopo pochi minuti fa 2-0. Tutto da ricostruire adesso per la Colombia, che era andata vicinissima al vantaggio, era sembrata anche più pericolosa rispetto al Camerun. Il resto ha subito quest'1-2 che potrebbe tagliarle le gambe quasi in chiusura di primo tempo. Camerun ancora in possesso, gestione in orizzontale, buono il pallone strappato in questo caso da Palomeque, ecco un'altra buona opportunità con Rizzo che tutto sale in mezzo all'area, cade a terra un giocatore colombiano, non c'è per il fischio, il direttore di gara, tutto regolare, ancora un'occasione persa per la formazione sudamericana. In orizzontale il Camerun che adesso può spingere e trova spazi quasi ovunque, preciso per il ritorno di Kerman che poi con il mancino prova ad andare sempre in zona Rizzo. Si sta muovendo tanto il numero 8 che ha avuto tanto spazio nell'occasione precedente e deve affinare l'intesa con Moreno e Palomeque. Omba, spalle alla porta, molto bene. Serve il compagno che va alla conclusione, forse la tocca Gonzalez, ma è un altro pericolo per la Colombia. Non l'ha toccata Gonzalez. E Colombia che riparte da dietro. Sta con la testa di Rizzo che subisce fallo. Sempre Rizzo. Da Palomeque nel versante destro del campo. Non ci arriva il numero 17 che... inspiegabilmente però si ferma, non insegue il pallone che viene recuperato però sapientemente da Herman che prova ancora una volta a lanciarla dentro, risputata dalla difesa camerunense, poi uno scontro leggermente più avanti del limite dell'area con Moreno che aveva provato a portare la pressione, e buona invece l'apertura di Wamba sulla sinistra, scarico fuori ancora per Omba, prova l'ingresso in area ad affrontare tre giocatori colombiani. Questa volta riescono a fermare il numero 4 camerunense. Il pallone che è già stato messo in gioco. Rifà però il fischio del direttore di gara con il primo tempo che si chiude sul 2-0.